Il settore agricolo sta vivendo una fase, diciamo, di cambiamento molto delicata. Da una parte ci sono dati assolutamente positivi, interessantissimi, dall'altra ci sono delle difficoltà strutturali che non possiamo negare, che arrivano da problemi risolti per troppi anni, che troppo spesso sono stati messi sotto il tappeto. Noi stiamo cercando di dare una mano a tutte le filiere fondamentali agricole, abbiamo fatto delle scelte importanti anche con l'ultima legge di stabilità. L'eliminazione di IRAP e IMU agricola è un segno tangibile di questa svolta dal lato, ad esempio, dell'alleggerimento della pressione tributaria. Dobbiamo andare avanti, essere consapevoli seriamente che bisogna ancora lavorare su alcune questioni, penso in particolare ai temi organizzativi del comparto agricolo. Il settore delle politiche agricole mostra dei dati in controtendenza anche a livello di numeri di assunzioni, però mostra anche di contro uno scarso appeal a livello popolare. Si sta facendo qualcosa per. Ci stiamo lavorando praticamente ogni giorno. Da una parte ci sono appunto dati positivi come l'incremento dell'occupazione, l'incremento del PIL agricolo, l'incremento dell'export agroalimentare, sono tre dati interessantissimi che altri settori non hanno. Dall'altra parte c'è un grande tema che è quello che richiamavo prima, cioè la tutela del reddito in agricoltura è ancora un capitolo aperto, soprattutto perché sono cambiati alcuni fronti delicatissimi, spesso i nostri settori sono esposti a una volatilità dei prezzi eccessiva e questo mette in grande difficoltà le imprese agricole. Tutelare il loro reddito è la nostra grande priorità. Oggi lei è sceso in piazza e soprattutto in una zona che vanta questo attaccamento al fucino. Per quanto concerne la nostra zona marsicana e anche quella abruzzese, come si fa a risolvere tutte le problematiche? Mi riferisco anche all'impianto idrico che appunto riguardano questa realtà che per noi è il cuore pulsante. Guardi, col lavoro costante, quotidiano, serio, di ogni giorno, mettendo in fila per bene tutti i temi, curandoli, anche quando si tratta di questioni infrastrutturali cruciali come quelle che sono state citate, anche quando si pensa a tutta la grande questione della corretta gestione di una risorsa fondamentale come quella idrica. Noi ci stiamo lavorando in ogni regione, ovviamente in sinergia con le istituzioni locali, con la regione in primis. E bisogna avere cronoprogrammi molto precisi, seguire passo passo i tempi, cercare di capire che più semplifichiamo burocraticamente alcuni aspetti e meglio facciamo per il nostro territorio. E questo è il lavoro che possiamo e dobbiamo fare noi al di là, diciamo, di qualche annuncio spot. Bisogna fare un lavoro costante giorno per giorno. Per chiudere il problema è istituzionale, tecnico, tecnologico, cosa? Il problema a livello idrico. Guardi, se dobbiamo discutere la questione idrica, dobbiamo discutere di infrastrutture e di investimenti che vanno completati, certamente di una conduzione dal punto di vista burocratico-amministrativo più snella, di una capacità, diciamo, di maggiore sinergia tra i territori e anche la programmazione nazionale. In alcuni territori questa operazione ha funzionato, in altri non ancora. E noi dobbiamo lavorare seriamente anche su questi nodi e cercare di fare il massimo. Siamo ancora a Celano, ai nostri microfoni c'è il sindaco di Celano, appunto Santilli, al quale chiediamo oggi, si parla di Costituzione, si parla soprattutto di agricoltura, il ruolo e il peso di Celano nel fucino, nell'economia marsicana e nel settore delle politiche agricole. Sì, innanzitutto siamo onorati della visita del Ministro nella nostra città, al quale già abbiamo posto diversi quesiti proprio in merito all'agricoltura e soprattutto alla riconversione del zuccherificio. E proprio in merito a questo noi vogliamo avere una parte preponderante ed importante nella Marsica, proprio perché ormai la nostra realtà è totalmente a vocazione agricola e quindi ci attendiamo delle risposte sia dal Ministro, che comunque è la parte più importante a livello nazionale, ma anche dalla regione in questo senso. E ne è dimostrazione che noi nei prossimi mesi avanzeremo anche come ente una nostra proposta di riconversione dello stesso zuccherificio, però sotto il punto di vista del tutto agricolo. Mentre per quanto riguarda la parte referendaria, ci sembra giusto che ognuno faccia la sua parte dal punto di vista politico, ma la cosa più importante è che la gente venga edotta sui contenuti di quello che si sta per votare ad ottobre.
Un incontro dalla grande simbologia anche a livello politico, proprio perché mostra una compattezza ritrovata, come dire, fra quella che è la linea governativa e quella che è la linea locale, essendo di un'altra fazione politica. Sì, però comunque c'è stata sempre molta collaborazione e cordialità tra le parti, perché in questo momento, soprattutto politico-economico, a livello nazionale, dove molti partiti e molte entità stanno ritrovando o stanno cercando di ritrovare una propria identità, ci sembra giusto quantomeno che in momenti del genere, dove abbiamo la visita di un ministro, si sia compatti soprattutto ed esclusivamente negli interessi della località di Celano. Per chiudere, torniamo da dove siamo partiti, cioè dall'agricoltura. Quale deve essere la vocazione di Fucino? Si è parlato di biomasse con tutte le critiche del caso, poi si è parlato di stretta attualità la siccità che è tornata in auge purtroppo, e adesso parlavamo dello zuccherificio e della sua riconversione. Qual è la strada da percorrere? Io penso che comunque questa sia una realtà a vocazione agricola e debba rimanere tale. Non di certo siamo noi ad ostacolare eventuali strade verso la biomassa, ma questa non deve essere assolutamente la parte preponderante della nostra realtà, deve essere una parte di contorno, una parte marginale in un contesto che comunque deve assolutamente rimanere agricolo, perché questa è la nostra identità e snaturarla sarebbe delittuoso per la nostra realtà locale. Dal punto di vista invece dello zuccherificio, ripeto, è un'identità che comunque va rispolverata, è comunque un problema che va risolto. Ormai è passato un decennio, lo si deve non solo agli agricoltori, ma anche alle decine di dipendenti che sono rimasti ormai senza lavoro, che sono stati tra virgolette illusi in questi anni nella speranza di una ricollocazione lavorativa che ormai è tardiva da un bel po', visto che è passato un decennio. L'agricoltura ha perso di appeal, di impatto, anche come dire, di orgoglio d'appartenenza. Come si supera, come si recupera questa appunto, come si supera questa vergogna che sembra esserci da parte di diversi, troppi che dicono insomma io faccio l'agricoltore e non me ne vanto, ecco. Ma secondo me, ripeto, questa cosa è un po' sbalorditiva sotto questo punto di vista, perché comunque i prodotti italiani sono prodotti internazionali che hanno una propria importanza e una propria identità ormai definita da decenni e che comunque sono e restano importanti a livello internazionale. Come diceva lei, vergognarsi mi sembra esagerato, perché comunque è un'economia importante non soltanto a livello marsicano ma a livello nazionale, perché ormai i nostri prodotti, se vengono copiati anche da altri a livello internazionale, ci sarà pur un motivo, e quindi dobbiamo rivendicare a tutti i costi queste nostre radici, mantenerle con forza e soprattutto non lasciarci sopraffare da prodotti che vengono da altre nazionalità. Quasi 80.000 spettatori, un nuovo statuto, come sottolineato dalla presidente Nathalie Dompé, una nuova sfida, tornare alla casa del teatro, un codice etico per la trasparenza, un bilancio in pareggio, l'apertura ai privati e ai fondi dell'Unione Europea per un teatro 2.0. Uno giro d'affari pari a circa 2 milioni e mezzo, ha aggiunto, il debutto al Festival di Spoleto e da quello di New York. Sono i dati del consuntivo dell'attività del Teatro Stabile d'Abruzzo, illustrato a Palazzo Silone all'Aquila, alla presenza del vicepresidente Giovanni Lolli e del direttore del teatro Alessandro Dalatri, di Betti Leone, assessore al Comune dell'Aquila, oltre alla stessa presidente Dompé. Lolli, nel sottolineare a margine della conferenza stampa il significato qualitativo
nell'avere un teatro di produzione, ha definito il Teatro Stabile istituzione prestigiosissima ed ha definito una iniezione di sana managerialità la presidenza affidata a Nathalie Dompé. Lolli ha ricordato la compartecipazione della regione come sinora anche per il prossimo anno. Al riguardo ascoltiamo alcune interviste. Direttore, allora tiriamo le linee di questa stagione, come è andata, com'è la situazione del teatro dopo tutto quello che è accaduto 7 anni fa? Allora, diciamo che è un bilancio molto positivo, se fosse una pagella sarebbe un promosso a pieni voti. I risultati rispondo poi tra l'altro, corrisponde anche questo un po' col mio intervento, diciamo è un anno e mezzo della mia gestione dello Stabile e devo dire che sono molto contento sotto tutti i profili, innanzitutto quello artistico, nel senso siamo riusciti a portare avanti dei progetti di grandissima qualità nella linea editoriale che avevo stabilito, cioè i 5 punti editoriali che erano la prosa, l'intrattenimento, l'infanzia e tutta una serie di altre attività che stanno in sviluppo. La seconda cosa importante è che il TSA in questo momento è non più soltanto una realtà regionale, ma sta viaggiando per l'Italia e per il mondo. Noi l'altro anno abbiamo debuttato al Festival di Spoleto con lo spettacolo più applaudito del Festival. Quest'anno apriremo il Festival di Todi con una nostra produzione. Siamo stati al Festival a New York con Adamo ed Eva, un prodotto tra l'altro totalmente regionale perché è un'attrice che è uscita dal gruppo Talenti, che è stato il lavoro che ho fatto di ricerca sui talenti degli attori abruzzesi. Abbiamo debuttato a Locarno con lo stesso spettacolo. Stiamo facendo tanto in questa direzione perché secondo me il prestigio del Teatro Stabile dell'Abruzzo è un prestigio storico che ha una memoria molto lontana e va secondo me rilanciato proprio in quella logica, in quella dinamica. Contemporaneamente però è un'attività che guarda tantissimo all'attività regionale. La circuitazione degli spettacoli all'interno della regione è stata altissima. Adesso i numeri esatti li diremo fra poco, non me li ricordo a memoria. Abbiamo alcune decine di migliaia di spettatori raccolti in questo periodo, in questa stagione. L'altra cosa interessante è che abbiamo dato possibilità di voce e di sviluppo e di attività a tantissime realtà culturali locali, tantissime, produzioni, piccoli gruppi, scuole di teatro, altre realtà teatrali che stanno sul territorio, la fusione stessa, diciamo il matrimonio con l'uovo è stata un'altra realtà importante dove abbiamo assunto a tempo indeterminato 3 dipendenti dell'uovo, quindi diciamo una vocazione secondo me regionale molto forte ma con l'aspirazione a essere conosciuti dal mondo. Sì, detto in cifre sembra tantissimo, invece è poco tempo. Io spero che entro l'anno prossimo, come l'intendenza ci dice, ci riconsegnino il teatro comunale e che per noi diventa veramente di vitale importanza. E quindi la mia attività in questo momento è concentrata anche nel preparare questa riapertura, perché non è che si riapre e si comincia. Stiamo già lavorando e gettando le basi perché avremo un signor teatro, più bello e più grande che prima, diceva Petrolini, ma la cosa importante è che invece sarà bello restituire una casa pubblica alla città. Questa è una città dove stiamo ricostruendo con grande fatica, diciamo, tutte quelle che sono le infrastrutture, ma la cosa più difficile da costruire sono le relazioni umane, perché sono quelle che sono state più danneggiate in qualche modo. Mi scusi se interrompo, quante sono le realtà locali, teatrali con le quali il TSA ha collaborato ultimamente? Ma tantissime, cioè, il numero esatto, cioè, se mi date il foglietto ve lo dico, perché sono molte, molte, anche per esempio la stessa realtà che stiamo portando avanti in questi giorni con i cantieri dell'immaginario, ieri sera non siamo riusciti a far entrare tutto il pubblico, nello spettacolo shakespeariano, lungo le mura, tra l'altro per la prima volta abbiamo esplorato le mura della città, alle 99 cannelle sere fa non è riuscito a entrare tutto il pubblico per lo spettacolo Pericle, un altro spettacolo comunque che abbiamo condiviso con altre realtà locali. Credo che questo sia molto importante, cioè costruire sinergia a livello di tutta l'arte. Donna e giovanissima, come è stato affrontare questo impegno molto importante per la tradizione culturale abruzzese?
credo che l'unico approccio sia quello di mettersi lì in, con grandissima umiltà, ascoltare tutti e cercare di portare il proprio apporto secondo i propri limiti. E poi mi viene da ridere a dover raccontare quello che abbiamo fatto, perché forse non rappresenta proprio, ecco, la spinta giovane. Ho lavorato molto sullo statuto, abbiamo aperto lo statuto alla possibilità di diventare un teatro 2.0, quindi a fondi privati, l'abbiamo aperto anche a nuovi fondi europei, abbiamo cercato di inserire tutta la parte di organizzazione e controllo, di gestione, abbiamo inserito un codice etico, abbiamo fatto un sacco di cambiamenti rispetto anche alla trasparenza e di tutto, che saranno fruibili per rendere da una parte aggiornato e un sistema comunque efficiente, dall'altro per aprirlo a tutte le opportunità che speriamo si presentino in futuro. Speriamo di avere ben presto anche una casa, perché in questo momento stiamo correndo in Formula 1 senza la macchina, grosso modo, nel senso che ci manca proprio questo, aprirà a tutta una serie di opportunità che siamo già d'accordo con la regione, col comune, una simbiosi su tutta la parte eventi, privati eccetera eccetera, che nel momento in cui avremo una casa potremo veramente sfruttare e insomma valorizzare ancora di più questo teatro che ha sentito prima il direttore artistico Alessandro Dalatri, ha fatto un lavoro strepitoso nella valorizzazione degli spettacoli portandolo a New York, abbiamo raggiunto 65.000 spettatori, quindi insomma stiamo cercando di fare un lavoro intenso, abbiamo avuto la delibera del CIPE, ci siamo mossi molto e non basta. Qualche anticipazione? In futuro, allora, dal punto di vista artistico lascio ad Alessandro la parola, dal punto di vista di quello che farà il teatro invece come struttura cercheremo di dare il via a nuovi tipi di sponsorizzazioni diverse, ci stiamo organizzando, non le anticipo, onde evitare di deludere le aspettative, ma stiamo lavorando molto da quel punto di vista, stiamo lavorando mica tanto, ma ci stiamo aspettando veramente, come dicevo prima, la scatola, quindi il teatro, e da lì abbiamo già cominciato a lavorare su tutte le opportunità non solo teatrali ma anche di eventi, spettacoli eccetera eccetera, che potranno fornire un introito aggiuntivo e un'opportunità in più al teatro. La regione deve, avendo avuto tutti i tagli che ha avuto dal punto di vista delle, diciamo, i trasferimenti dello Stato, non solo questa regione, tutte le regioni, ha nel corso dei diversi anni passati ridotto progressivamente le risorse messe a disposizione delle attività culturali. Tuttavia anche in questa riduzione noi lo scorso anno siamo riusciti a assicurare innanzitutto all'istituzione del Fondo Unico dello Spettacolo la quota di cofinanziamento. Il Fondo Unico dello Spettacolo funziona così: lo Stato mette a disposizione le risorse verso una serie di istituzioni che seleziona lo Stato, e in Abruzzo ce ne abbiamo un certo numero. Queste istituzioni, lo Stato gli dà i soldi, però una delle condizioni perché questi soldi vengano erogati è che la Regione metta la sua quota, che è del 40%. Noi abbiamo garantito lo scorso anno e dovremo garantire quest'anno il minimo, che cioè è quella quota, altrimenti si perdono pure i soldi dello Stato. Siccome grosso modo dal FUS in Abruzzo arrivano poco meno di 5 milioni di euro e il Teatro Stabile è il percettore principale insieme all'istituzione sinfonica abruzzese, noi dobbiamo dare i soldi al Teatro Stabile, la nostra quota, altrimenti la Regione perderebbe un importante finanziamento nazionale. Naturalmente questo è un discorso puramente contabile, poi c'è un discorso ben più importante che è un discorso artistico-culturale. Noi stiamo parlando qui di un'istituzione prestigiosissima che porta il nome dell'Abruzzo e dell'Aquila in giro per l'Italia, è una delle ormai limitate istituzioni, ricordiamo sempre che noi siamo riusciti a compiere il miracolo di entrare tra il ristretto novero di istituzioni teatrali riconosciute dallo Stato come teatro di interesse culturale. Bene, ce lo dobbiamo adesso mantenere, alcune regioni non ce l'hanno, noi siamo una delle regioni che ha la fortuna di averlo. Avere un teatro di produzione o non averlo non è una cosa indifferente per una regione, averlo vuol dire far parte, partecipare, diciamo, a quella grande operazione nazionale che è contribuire a fare dell'Italia quello che è, cioè un posto conosciuto nel mondo per la sua storia, per le sue bellezze, per la sua cultura.
È stata presentata questa mattina l'iniziativa Riciclo in Tour, la campagna di comunicazione promossa da Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero degli Imballaggi in Plastica in 10 comuni della Riviera Abruzzese, finalizzata alla raccolta della plastica. Lo scopo dell'iniziativa, rivolta a residenti e turisti, è quello di incentivare la raccolta di imballaggi in plastica e ricordare che la raccolta differenziata non si ferma mai, ha sottolineato il sottosegretario Mario Mazzocca. Le buone abitudini vanno mantenute anche quando si è in vacanza, adeguandosi alle modalità di raccolta che si trovano sul territorio. Dal 5 al 14 agosto il tour attraverserà da nord a sud 10 comuni riverasca abruzzesi. La scelta di Corepla di svolgere questa manifestazione in Abruzzo è mirata a favorire interventi per migliorare le qualità e la qualità della raccolta, che ha fatto registrare nel 2015 un incremento del 14% rispetto all'anno precedente. La Regione Abruzzo, ha aggiunto Mazzocca, ha sempre incoraggiato le iniziative volte ad implementare la consapevolezza dei cittadini sulle conseguenze dei comportamenti quotidiani sulla qualità dell'ambiente. L'incremento dei dati sulla raccolta della plastica nel scorso anno ci induce a proseguire in questa direzione anche in altre zone d'Abruzzo. Ascoltiamo proprio il sottosegretario Mario Mazzocca. Presentata l'iniziativa Riciclo in Tour, un evento che abbraccia 10 comuni della costa abruzzese, e chiediamo al sottosegretario Mario Mazzocca di illustrarci l'iniziativa che ha lo scopo di presentare e promuovere la raccolta di plastica in Abruzzo. È una delle diverse attività che noi stiamo come Regione Abruzzo portando avanti insieme al Corepla, al Consorzio Nazionale, che è preposto proprio al recupero e riciclo di materiale plastico. A novembre scorso abbiamo dato i risultati di una altra iniziativa che si chiamava Un Sacco in Comune, era un concorso a premi, vinse il Comune di Giulianova. Oggi abbiamo, oltre ad aver presentato questa attività che è rivolta prevalentemente all'utenza turistica, ecco perché sono stati interessati 10 centri balneari abruzzesi da nord a sud, da Martinsicuro a Ortona, passando per Sivi Marina, Pineto, Giulianova, Pescara, Montesilvano, Francavilla, ed è una iniziativa di carattere informativo e divulgativo, ovvero si evidenzieranno e si cercherà di sensibilizzare gli utenti sulla importanza di queste buone pratiche, rivolgendosi anche ai più piccoli con delle attività ludiche pomeridiane. Ma abbiamo anche presentato i risultati di questa attività che nel corso del 2015 ha portato l'Abruzzo ad essere eccellenza in campo nazionale, perché registriamo un più 15% a fronte di una media nazionale che si attesta sull'8%. Questi dati ci esortano ad andare avanti verso una direzione che è quella che noi abbiamo impresso al nostro piano di gestione rifiuti, che va verso un unico scenario, che è quello dell'economia circolare. Fin da novembre noi abbiamo eliminato ogni tipo di riferimento a una forma diversa di smaltimento dei nostri rifiuti, mi riferisco all'incenerimento, e quindi stiamo dimostrando come l'Abruzzo ce la può fare e ce la deve fare. Era nata questa manifestazione nel lontanissimo 1951, poi nel corso degli anni si è persa un po' la traccia, come succede per troppe cose. Torna la settimana marsicana per volere espresso della Proloco di Avezzano, della rinata Proloco di Avezzano, della quale è presidente Federico Tudico. Oggi è un giorno importante per te, perché lo sai, oggi è il tuo compleanno, ci hanno detto, e comunque auguri. Grazie. Ma questo c'entra pochissimo con la manifestazione che sta per nascere. Allora, vi siete messi in testa, in tanti, ma a lavorare siete stati un po' di meno, di riportare questa manifestazione. Che cosa avete fatto, come vi siete organizzati? Allora, innanzitutto sì, è per volere della Proloco di Avezzano, ma in sintonia con il comune di Avezzano. Siamo stati chiamati da allora dal sindaco, l'attuale sindaco
Giovanni Di Pangrazio, il quale ci ha comunicato se potevamo realizzare questa manifestazione. Abbiamo lavorato per 6 mesi e abbiamo messo in campo un calendario che riguarderà 85 eventi che si dividono tra culturali, che racchiude un po' tutto, la musica, convegni, sport e quant'altro, e anche l'ecogastronomia. Senti, 85 eventi da far rizzare i capelli a chi ce li ha ancora. Come vi siete organizzati? Chi è che ha lavorato e in che modo vi siete divisi i compiti? Allora, noi siamo alla Prologo, siamo 30 nel consiglio del direttivo. Abbiamo fatto 3 step di persone, cioè coloro che hanno lavorato alla cultura, coloro che hanno lavorato allo sport e coloro all'enogastronomia. In pratica, così facendo e suddividendo i tre fattori, siamo riusciti a mettere in piedi questo calendario. Ricco. Il professor Ilio Leonio con Pietro Fabrizi per un evento importantissimo. Dicevo, mancava da troppi anni, professor Leonio. Vi siete impegnati tantissimo, soprattutto in questi ultimi giorni. Sta per partire questa kermesse, soddisfatti sicuramente, ma anche tesi o no? Soddisfatti ancora no. Tesi tantissimo, adesso riesco perfino a sorridere, ma fino a qualche minuto fa di parole e parolacce le abbiamo usate a metri cubi, insomma. Sì, è un momento di altissima tensione perché si tratta di una settimana con circa 100 eventi, con gravissime difficoltà, però abbiamo la forza, il coraggio, la perseveranza, la testardaggine di andare avanti e andremo fino in fondo. Sicuramente, Pietro, tu sei uno sportivo verace, c'è anche la parte sportiva in questa settimana, ti sei occupato di quella in particolare o in generale di tante altre cose? Ma abbiamo partecipato tutti all'organizzazione degli eventi, sia culturali che anche sportivi. Quello che mi preme dire è che restituiamo alla città un evento che mancava da troppi anni e la risposta della cittadinanza attiva è stata veramente grande e questo ci fa anche ben sperare per gli anni a venire. Cultura, con la cultura si fanno tante cose, ci si diverte anche, sarà così per la Marsica? Sì, sì, sarà assolutamente così, non facciamo cultura con le barbe, cioè facciamo crescere la barba a nessuno, facciamo cultura anche divertendoci, ma soprattutto parlando alla gente comune. Faccio un esempio soltanto. Qualcuno mi telefonava nei giorni scorsi per dirmi: ma questa mostra di pittura aperta a tutti, perché? Perché deve essere aperta a tutti. Noi facciamo una festa che deve essere una festa popolare, facciamo una manifestazione alla quale devono e possono partecipare tutti. Questo è il nostro intento, che era l'intento della settimana marsicana di 50 anni fa, era quello di far partecipare la gente comune a una manifestazione che doveva essere e sarà ancora una manifestazione di popolo. Professor Gianluca Tarquinio, insegnante di musica, e di musica ce ne sarà tanta in questa kermesse. Che tipo di musica andremo ad ascoltare? Di tutti i generi, iniziando da musica bandistica per la sfilata, infatti sfilano ben 3 bande, Balsorano, Ortucchio e Tagliacozzo, che poi faranno la loro esibizione nel parco Torlonia. Poi durante la settimana ci saranno cori folcloristici, musica classica, diciamo un po' da nicchia, però può essere anche una novità perché si tratta di musica rinascimentale affidata a un ragazzo marsicano che vive e lavora con grande successo in Germania e l'abbiamo rinvitato per questa occasione. Quindi diciamo la musica è per tutti i gusti. Stanco? Molto stanco, diciamo, ma altrettanto soddisfatto perché è la risposta del pubblico che ci sta davvero dando la carica in più nei momenti di stress e di stanchezza, una grandissima risposta e strada facendo tanti vogliono partecipare alla settimana marsicana, ma per il prossimo anno sicuramente. Nella Prologo ci sono tante menti ma ci sono anche tante braccia, perché per fare quello che avete fatto voi, Fabio Paoloni, c'è bisogno di idee sicuramente, ma c'è bisogno anche di chi le realizza le idee e non sempre si trovano le persone. Da che ora hai incominciato in questa giornata a lavorare? Questa giornata dalle 5:30 stamattina. Per fare che cosa oggi?
tutta la logistica all'interno del Parco Arsa, tutta la sistemazione degli stand, degli espositori, dei prodotti tipici, delle associazioni di volontariato, tutti quelli che hanno partecipato e che hanno aderito al progetto Prologo in collaborazione col Comune di Avezzano. Senti, è più la stanchezza o la soddisfazione? La soddisfazione. Di corsa è sudato anche lui, Carlo Genovesi, spalle grosse, fisico robusto, ma stavolta ti mettono alla prova. Allora, ci siamo quasi, sta per partire la sfilata, tantissimi eventi, tante preoccupazioni che comunque avete risolto alla grande. Beh, ancora una volta la Prologo ha dato la dimostrazione di che cosa è capace. Siamo riusciti a mettere in piedi un meccanismo, un qualche cosa di favoloso e non riesco neanche più a trovare la maniera di organizzare il tutto, perché bisogna far partire adesso la manifestazione, mettere in coda tutti quelli che parteciperanno, dove devono arrivare, il taglio del nastro, il sindaco, le amministrazioni, è un corri generale. Senti Carlo, se tu dovessi scegliere un avvenimento, uno soltanto, di questi 7 giorni, quale sceglieresti? Ma io forse tornerei un po' indietro alla preparazione, a tutto quello che abbiamo fatto per questi 7 giorni, perché questi sono il culmine di un lavoro che è partito a ritroso da 4-5 mesi e dove ci sono state veramente delle persone che si sono adoperate H24, cioè 24 su 24, forse saltando anche il sonno delle volte, per cercare di far coincidere tutto e di far filare tutto liscio. Quindi forse la parte più bella e la parte che più mi preme è ringraziare quelle persone che insieme a me hanno fatto tutto quanto questo lavoro prima. Poi il resto è una conseguenza e le conseguenze vanno sempre bene, non c'è problema. Senti, per concludere con te, hai mai pensato ma chi me l'ha fatto fare? Sì, tante volte, però l'amore verso questa città, il bene che io voglio alla città di Avezzano, agli avezzanesi, a tutti coloro che in qualche maniera saranno soddisfatti di riportare nella città di Avezzano e nella Marsica intera una manifestazione che negli anni passati ha dato tanto, sia a livello economico che a livello culturale, per me è una grande soddisfazione, per cui supera ogni più grossa, ogni ostacolo, ogni cosa, va bene tutto, insomma, non va bene così. C'era una volta la settimana marsicana, sindaco di Pangrazio, ritorna una manifestazione forse quella più cara all'intera Marsica. Merito della Prologo, ma non soltanto, oggi è un giorno importante. Ma soprattutto merito dell'amministrazione comunale che ha voluto ripristinare la settimana marsicana, merito della Prologo che ha voluto mettersi in disponibilità e sono stati bravissimi, merito di tutte le associazioni di Avezzano, di tutti coloro che oggi si trovano qui, perché questa è l'Avezzano che vogliamo, l'Avezzano delle associazioni, l'Avezzano delle persone, le persone che vogliono bene ad Avezzano, tutti coloro che in parole povere vogliono ritornare non al passato ma avere uno sguardo al passato delle cose fatte bene e guardare al futuro. Questa è la bella Avezzano, l'Avezzano dei cittadini, la Marsica dei cittadini, Avezzano che riesce ad avere finalmente quel mio sogno raggiunto, e cioè di essere il punto di raccordo di tutti i cittadini marsicani. Avezzano e la Marsica oggi dimostrano quel valore aggiunto, quindi una soddisfazione immensa e un bravi a tutti i cittadini, a queste associazioni, ai amministratori che mi hanno dato una mano e chiaramente alla Prologo che con grande determinazione è stata, diciamo, la mano dell'amministrazione comunale a poter organizzare questa bella cosa. E un caro abbraccio a tutti i sindaci presenti, perché ce ne sono tanti, sindaci marsicani che vogliono dimostrare la Marsica unita, la Marsica insieme, la Marsica per lo sviluppo.